discese non sono le migliori, devo ancora imparare, mi muove tutto, devo applicare uno stabilizzatore. Comunque, giornata bella oggi, siamo a Savura, va bene, dai, a dopo. Accese dietro, speriamo che non mi stia nessuno. Luce Varano con tutte le sue imbarcazioni. Ok, adesso stiamo percorrendo la litoranea tra Ischitella, Foce Varano fino a Capoiale. È un bel tratto che costeggia la Pineta e il mare. Coperto dal vento, è proprio un bel giro questo, praticamente siamo sull'altra sponda del lago, stiamo tornando indietro.
e adesso abbiamo 66 km. Penso che supereremo in abbondanza i 100 km, vedremo alla fine. Comunque tutto ok, niente fame, ho bevuto una bella birra, ho mangiato una scatoletta di tonno in gelatina, scusate, pollo in gelatina con un po' di crostini, due barrette energetiche, non ho tanta fame, sono in forma. Ok, proseguiamo. Allora, qui siamo di ritorno tra vicino Torre Mileto, insomma, va da Capoiale a Torre Mileto. È una bella strada, un po' stretta veramente, un po' pericolosa, però con della bellissima macchia ai lati. Ne ho ancora abbastanza, siamo sui 78, quasi 79 km. Ne ho almeno più di 30, sì. Bel giro. Fino adesso non accuso di sole, stanchezza. Però si va. Devo dire che in questo giro qua molto bene, mi sta piacendo tantissimo. L'unica cosa che mi rammarica è che ho trovato molti animali morti, tra cinghiali, volpi, tassi. Uff, ma una strage. Ah, una puzza assurda, vabbè, scendere quello, però è un peccato vedere tutti questi animali riversi sulla strada, schiacciati. Peccato, belli animali tra l'altro. Comunque ho visto anche dei cinghiali, cinghialotti, ho visto una mamma cinghiala, ma era molto piccola, ma aveva già dei piccoli. Tranquillamente, non hanno avuto chissà quale reazione, anzi sono pure scappati. Bello, vedo che la natura si è proprio non risvegliata, ma ha ripreso i suoi posti. A parte questi coglioni che passano come missili, imbecilli. Ti suonano pure, che cazzo ti suoni? Allora, dicevo, bello vedere tutti questi animali, sembra di essere in uno zoo. Comunque fin qua no, rimaniamo così, va bene. Poi, come nel caso dei lupi, magari ti trovi lì a fare campeggio libero di notte, c'è un bivacco notturno, in un viaggio magari un po' più lungo, ti ritrovi a fare i conti con i lupi, non è proprio bello. Però vederli dal vivo, questi animali, è veramente bello. Poi qua sul Gargano la natura non manca. Bello, veramente bello. Bello sto giro. Adesso comincia anche a piovere. Sono a 12-13 km da casa. Adesso metto al riparo la roba. Poi via a casa. A presto.